Buonasera Marcello, Buonasera a tutti. buonasera ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, e cominciano già a scriverci. Buonasera Alessandro Pierri, è stato il primo su YouTube, Venavi Bey, Davide Di Paolo, Massimiliano, ciao a tutti. Siamo anche questa sera, lo ricordiamo, in diretta sulla pagina di Chiare Lettere. Ringraziamo ovviamente l'ufficio stampa nella persona di Tommaso Gobbi. Questa sera, Marcello, non c'è bisogno di tante presentazioni, anche perché, insomma, chi segue la nostra pagina sa benissimo di quale libro andiamo a parlare questa sera e con quali ospiti, soprattutto. Diciamo una cosa di premessa però, Marcello, che allora, innanzitutto abbiamo questa sera la madrina di Darkside, perché Stefania Limiti, chi Assolutamente. ci segue dall'inizio, è stata la prima ad aver E inaugurato questo format e ce l'aveva detto in tempi non sospetti: io vi porterò fortuna. E devo dire, dai, che ed è stato così. È non ci possiamo stato così. lamentare. E quindi siamo ben lieti di ospitarla qui questa sera. Poi abbiamo ovviamente gli altri due ospiti che non hanno bisogno di presentazioni. Diciamo da subito che cercheremo di portare a casa questa puntata con le unghie e con i denti. Abbiamo dei problemi tecnici con Sandra Sì. Bonsanti, quindi ci collegheremo con mezzi di fortuna. Esatto, Però ma cercheremo è il ovviamente. bello della diretta. Però io la vedo che ride nel backstage, quindi probabilmente ci sente. E Ecco. adesso la chiamerò e la metteremo in viva voce. Quindi a questo punto chiediamo al nostro grande vecchio di mandare sullo schermo Stefania Limiti, Sandra Bonsanti e Francesco Biscione. Buonasera a tutti gli ospiti. Buonasera, Buonasera a tutti. Buonasera. ecco, sto chiamando Buonasera. anche. Eccoci. Eccoci. Allora, Ecco. la Allora, sentite? mi sentite? Buonasera Sì. Sandra. Eccoci, bene. Buonasera. Scusate tutto questo. Probabilmente è colpa mia perché non so fare nulla. Ci mancherebbe, ci mancherebbe. Allora, io direi proprio perché siamo collegati con mezzi di fortuna di saltare i convenevoli e di lasciare subito la Assolutamente. parola a Francesco Biscione, che ringraziamo innanzitutto per aver accettato il nostro invito, con grande cortesia. Quindi, diciamo che lascio appunto la parola a lui per contestualizzare un po', per parlare di questo libro. Ecco, quindi Esatto. un'introduzione Diciamo vera il titolo, giusto e propria. così Il titolo, per sì, come veramente vedete, per ci sono prassi. Biscione, Esatto, che è colpevoli. colpe, esatto, Gelli, Andreotti e la P2 visti da vicino, giusto per Bene, bene. completezza di Edito da Chiare informazione. Lettere, tra l'altro ha avuto un grande Certo. successo sin da subito, mi pare tre o quattro ristampe nel giro di veramente di poco. Quindi a questo punto la parola a Francesco Biscione. Prego. Dunque, buonasera e innanzitutto grazie a voi dell'invito, di questa occasione, di questa possibilità e anche grazie per aver scelto questo libro che io ho letto con particolare interesse e già prima che Stefania Limiti mi invitasse a questo incontro. Questo libro diciamo, il genere è quello, direi, autobiografico più che saggistico. È il modo di una giornalista che è stata uno dei nostri tramiti principali tra le vicende del palazzo, le vicende giudiziarie e le vicende di questi ultimi 40 anni. Il tramite principale fra queste vicende è, diciamo, la nostra generazione. Ed è un libro scritto con leggerezza e però soprattutto con passione. Io in questa passione ho ritrovato un senso di, devo dire, di fraternità, nel senso che sono le domande che si fa la nostra generazione oggi, perché siamo a questo punto e come siamo arrivati a questo punto, focalizzando un insieme di vicende che hanno naturalmente storie particolari, storie separate, ma confluiscono in un
grande affresco di ciò che è stata la storia nazionale, la storia del nostro paese negli ultimi diciamo 45 anni. Mi sembra che la vicenda più antica è quella di la vicenda di Fianchini che scappa, che evade dal carcere e comincia a raccontare, siamo nel 75 e racconta alcune vicende sulla strage del treno Italicus, e la cronista prende nota, pubblica queste informazioni che connettono che cosa? Connettono lo stragismo con, questo si sarebbe capito successivamente, con la loggia P2, con la vicenda di Licio Gelli, portando indizi comunque robusti e significativi. Diciamo, è un libro fatto di pennellate, di ricordi, di citazioni di articoli, di incontri, di momenti che appartengono diciamo in qualche modo alla sfera pubblica, alla storia della giurisprudenza, della politica, e per altri versi però vissuti con una passione tale che li fa diventare, come dire, vividi, attuali, no? Si legge come un romanzo. E cos'è che, qual è la domanda, mi sembra centrale, che il libro conta? Adesso non vorrei, insomma, tra tutte le vicende che vengono chiamate, ad esempio l'ispettorato di Santillo, la esquisitoria di Bettaceschi sulla P2 del 91, la figura drammatica di Clara Calvi, Buscetta che nel 93 comincia a parlare di politica, le tensioni di un palazzo nel quale si agitavano figure rilevantissime come Andreotti, come Craxi, e soprattutto la figura di Andreotti, che è la più inquietante, quella alla quale vengono tributate le attenzioni particolari e che rimane come il grande interrogativo della nostra epoca. In sostanza, Sandra Bonsanti racconta un'Italia doppia, un'Italia dove le istituzioni sono spesso le istituzioni, cioè la magistratura, cioè i giornali che raccontano la verità, e allo stesso tempo però come se ci fosse un sottotesto che ha modificato nel profondo la vicenda repubblicana. In questo libro c'è la testimonianza di un urto violento che soprattutto negli anni 70 demolisce un aspetto della nostra democrazia e la impoverisce, direi, non voglio dire definitivamente perché la lotta continua ancora e non sappiamo, ma ne fa cambiare il senso. No, un paese che negli anni 70 era pieno di entusiasmi, di possibilità, di apertura verso il futuro e verso il mondo, diventa invece un paese chiuso, più cupo, più incapace di rispondere alle sfide, direi un paese peggiore e più cattivo. Questa è la drammaticità della situazione. E è come se nel sottotesto ci fosse una domanda di questo tipo: perché non lo sanno tutti e perché non si trova il modo di cambiare questa condizione? E io direi che non lo sanno tutti perché in parte, hanno vinto i cattivi. E insomma, come introduzione forse avevo pensato di stare dentro 10 minuti... Hai detto praticamente tutto, e soprattutto quest'ultima frase, Marcello, mi sembra molto, molto significativa. Beh, assolutamente, assolutamente. Beh, direi che appunto Francesco ha fatto un caleidoscopio
Perfetto, però ecco, poiché ti sentiamo. Sì. Poiché ha usato un'espressione che... Io ringrazio ovviamente, ringrazio tutti anche delle cose che sono state dette ora. E devo dire sì, la rabbia maggiore che ho sempre covato dentro di me era questo fatto che si venissero a sapere le cose pezzetto per pezzetto, cioè che dovesse passare tanto tempo, che a un certo punto tu dicesti, ah ma allora, ora capisco che cos'era, cioè la storia evidentemente è fatta di briciole che però non ti arriva come un pane bello cotto tutto insieme, devi raccoglierle e poi cercare di metterle insieme, cercare di non restare soffocato dalle piccole verità che vedi via affiorare. Allora, Sandra, se sei d'accordo, noi avremmo per te anche una domanda ben specifica che lascerei fare a Marcello. Esatto. Allora, certo. Innanzitutto, sì. piccola parentesi, grazie davvero per la tua caparbietà per essere qui stasera, perché non è da tutti, ed è bellissimo averti anche con questi mezzi così di fortuna. Scusatemi, Andrea, no, assolutamente non ti devi assolutamente scusare. Marcello Altamura deve sapere che io ho divorato il suo libro, Grazie. Sono veramente contento di sentirtelo dire. E allora, ora faccio due domande in una. La prima è proprio perché, come diceva Francesco, questo è un libro con delle pennellate, mi piace molto l'espressione. Ti chiedo come è nato questo libro e ti chiedo anche, visto che parliamo di un argomento che ho capito sta molto a cuore a tutti e due, riguardo anche alla recente polemica che c'è stata dopo l'intervista di Zanda a proposito anche del differente trattamento nel caso Cirillo rispetto al caso Moro, il diverso atteggiamento dello Stato nelle due vicende. Allora partiamo da Zanda. Zanda è assolutamente... Non so cosa dire, lui era capo dell'ufficio stampa di Cossiga, sicché io lo conosco da quegli anni lì, capisci? Certo. E francamente che lui esca con una cosa così che ti porta in un'atmosfera, in un mondo che assolutamente non sono quelli della P2, non sono quelli di Gelli, non può che essere una cosa che vuole distogliere l'attenzione. Poi ci possiamo chiedere perché adesso, perché finalmente parla Zanda, che è stato zitto tutti questi anni, e racconta una favola di tipo così, di spionistico internazionale, non lo so. Non so dove voglio arrivare, però ci sono molti segnali che, va bene, che il libro dia noia, lo sappiamo e lo sa Stefania, lo so anch'io, e penso che regge soltanto perché per qualche motivo sta vendendo molto bene. Come sapete, noi non prendiamo mai soldi, io una vecchia, no, tanto per spiegare, non è che ci guadagniamo niente su questo, perché mi è sempre sembrato assolutamente impossibile di guadagnare qualcosa su storie di persone uccise, quindi non c'è nessuno, niente di tutto questo. Però la nostra forza, credo che adesso, per resistere a questo andazzo, è proprio quello che il libro va molto bene, che vanno verso una quarta edizione, cioè è una cosa che io non avrei mai pensato. Dopodiché è nato quando ho avuto quei piccoli ricordi di Gigi Bianchi che mi hanno in un certo senso commossa e poi mi hanno anche riportato a dire, va bene, ma qui certe cose però bisogna avere il coraggio, cioè la forza e la voglia ancora di dirle, non è che ci voglia tanto coraggio, almeno per adesso non abbiamo avuto bisogno di fare sfoggio di coraggio. Non so cosa succederà, perché non sono molto tranquilli. Io sento che c'è, soprattutto a Firenze, un ambiente assolutamente... Insomma, ci sono delle porte, diciamo, come quelle del comune di Firenze, dove non,
Cioè, io proprio non esisto, pur avendomi loro dato un fiorino d'oro, non so bene come mai, forse per sbaglio non si sono accorti di cosa facevano. Mai adesso giustamente c'è il ricordo di Georg Goffrey in questi giorni, ma insomma non c'è mai nessuno che ti dica: oh, vuoi dire qualcosa su questi temi che sono così importanti, sulla democrazia, su quello che vuoi. E quindi va bene, Firenze è ancora pienamente nelle mani della massoneria diciamo più, non so come descriverla, più massoneria, e questo si vede dalla presenza di Verdini e delle attività anche ancora di Verdini e così via. Però mi piacerebbe sentire Marcello, che ne sa di Firenze sicuramente più di me, mi piacerebbe capire anche se ha avuto delle difficoltà. Io sono molto ammirata, perché la domanda che gli vorrei fare subito è: cosa ha fatto la magistratura fiorentina, che in fondo noi vantiamo dei nomi illustri, no? Molto importanti. Rileggevo anche i ricordi di Vigna, che va a casa di Senzani, ma... Marcello, se puoi contestualizzare un po'. Questa nostra magistratura, con tutto il lavoro che stanno facendo, anche Creazzo in questi giorni, sta veramente andando avanti, dicendo che mancano ancora dei pezzi, ma mi sembra che sia uno di quelli che continua a tenere abbastanza alto il nome della magistratura fiorentina. Però io poi mi chiedo: ma come, avevano Senzani, che ora non si può dire certe cose, perché se no c'è il volantino. No, se no ci denunciano. Sembra un volantino, sì, che ci... Ecco. Però esatto. Sicuramente voglio dire che ci sia una sua presenza durante il caso Moro, chiamiamola presenza per dire poco, mi pare assolutamente... Sandra, io a questo punto, visto che abbiamo, e poi prima di dare la parola a Stefania, chiederei a Marcello di un po' contestualizzare, per chi magari ci sta ascoltando e non è aggiornato su queste vicende, di cosa stavate parlando adesso tu e Sandra Bonsanti, Marcello. Sandra ha sollevato una questione, che è quella della centralità di Firenze nel caso Moro. È una centralità che è stata soltanto esplorata soltanto in parte. Diciamo che, e rispondo anche a quello che mi chiedeva Sandra, io ho avuto problemi, nel senso che il mio libro, che pure credo sia un libro che non fa complottismo e non fa ipotesi ma porta dei fatti, ha avuto, diciamo, non voglio dire che è stato ignorato, ma ha avuto un blocco, anzi ha avuto, userò un'espressione che il senatore Pellegrino, che è stato uno dei primi a dirmi scrivi questo libro, usò quando parlavamo delle indagini su Senzani, un cordone sanitario che in qualche modo ha circondato l'attività di quel libro. Perché è importante contestualizzarlo? Perché di recente, tra gli ex brigatisti di cui è stato prelevato il DNA per essere confrontato con alcuni profili che erano stati estratti da mozziconi di sigaretta trovati nella 128 con targa diplomatica di Via Fani e a Via Gradoli, c'era anche il nome di Giovanni Senzani. Questo ovviamente non vuol dire che troveranno un riscontro, ma è chiaro che la scelta di inserire anche questo nome tra quelli che possono essere comunque considerati partecipi di quel caso fa pensare che qualcosa nella magistratura, qualche domanda se la siano posta. È chiaro che poteva essere verificata meglio la questione, ma purtroppo il ruolo di Firenze, a parte la prima commissione stragi, quella appunto presieduta da Giovanni Pellegrino, è diventato un po' lettera morta. Ed è chiudo riagganciandomi al libro di Sandra e di Stefania, è molto importante perché Firenze è una città, come diceva Sandra, estremamente permeata di una presenza massonica molto importante,
lo era anche a quei tempi, perché io ho nel libro pubblicato, ho riportato un'inchiesta che era stata fatta da Panorama qualche anno prima del caso Moro, dove risultava che il numero di logge massoniche più alto d'Italia era proprio a Firenze, quindi era considerata, era una città centrale da questo punto di vista. Ecco, quindi i fili che si riannodano un po' sono questi. Ecco, allora a questo punto, adesso faccio una domanda a Stefania. Volevo invitare il pubblico questa sera, particolarmente timido, numeroso ma timido. Sì. Approfittate, fate domande perché risponderanno i nostri ospiti a quello che chiederete, quindi come al solito sapete che diamo spazio anche a voi da casa e quindi approfittatene perché sono occasioni che capitano raramente di avere degli ospiti così tutti insieme raccolti sullo stesso schermo. Stefania, allora veniamo a te. Io ti volevo fare una domanda sempre un po' ricollegandomi anche alla recente polemica scaturita dalle parole di Zanda, dall'articolo di Zanda a cui poi tu e Sandra avete anche risposto dalle pagine, se non sbaglio, del Fatto Quotidiano. E la domanda è per quale motivo, in particolare nel caso Moro, sistematicamente viene sottovalutato o comunque si parla poco del ruolo della P2? Perché la P2 non ci deve stare, la P2 deve essere occultata. In realtà siamo sempre lì. Cioè, fino adesso, noi abbiamo quanti anni di inchieste, di saggistica, e ancora adesso, diciamo, ha ragione Francesco Biscione, un po' siccome i cattivi hanno vinto, e noi dobbiamo lottare contro una rappresentazione di questo fenomeno che è una fondamentalmente una rappresentazione macchiettistica, cioè in questo hanno vinto. Se noi pensiamo che Licio Gelli è stato condannato per i depistaggi della strage di Bologna, ma poi incredibilmente sembrava che lui avesse depistato per fare un favore ai terroristi, perché non c'è mai stato nessun nesso, se non grazie all'attività adesso dei familiari e quindi della Procura Generale, che hanno messo in moto tutte le nuove indagini. Questo fa pensare quanta distanza ci sia stata tra la rappresentazione e invece quella realtà dei fatti che ci ha fatto perdere consapevolezza. Cioè, quando noi ci siamo molto arrabbiate in questi giorni per la questione dell'articolo di Luigi Zanda, perché ce ne siamo accorti. Sì, perché, perché è molto grave, perché non si può parlare della pista sovietica adesso nel 2021. Se c'è una cosa sicura è che la guerra fredda aveva delle regole molto ferree e queste regole sono sempre state rispettate, altrimenti, diceva il mio amico Peppino De Luzzis, se non fosse stato così, in una notte di Capodanno un soldato ubriaco che sta lungo la linea di confine spara e lì scoppia la guerra mondiale. E questo per, diciamo, banalizzare la cosa. Ma adesso veramente, se c'è una cosa che non si può dire è parlare di una pista sovietica. L'agente Conforto, che sappiamo quale ruolo ha avuto, ma l'agente Conforto ha agito nella vicenda dell'arresto di Morucci e Faranda. Peraltro, secondo la relazione Fioroni, legato e per casomai coprire qualcosa degli apparati interni nostri, neanche a favore dell'URSS o del PC. Quindi il fatto che oggi si venga invece a raccontare, cioè si osi quasi, voglio dire, da parte di una persona autorevole per la sua storia, si osi buttare lì questa polpetta avvelenata al popolo, e a me è una cosa che fa indignare, dovrebbe far indignare tutti. Quindi la P2 è stata occultata perché la P2 è stata una cosa seria che ha riguardato oltre 20 anni della nostra storia, perché non dimentichiamo che Licio Gelli
viene attivato con la sua loggia all'inizio degli anni 70, che se ci fosse stato il golpe borghese, se qualcuno non lo avesse bloccato, lui era quello che doveva arrestare Saragat, e da lì in poi, quindi insomma, aveva un certo ruolo, anche se non è lì la P2 che è diciamo nella sua attività, deve ancora cominciare, no? Probabilmente è proprio dal fallimento poi di quel golpe che la P2 entra in gioco e pian piano determina gli spazi occulti all'interno dei quali viene riorganizzato il potere. Ma il potere con chi? Con chi stava al potere. Quindi la P2 non è che lavorasse per conto di Gelli e delle sue cose, dei suoi affari. Lui sarà stato un affarista, un truffatore, un truffaldino, un uomo. Ma in ogni caso, io dico sempre, aveva ragione Cossiga, non è che un materassaio possa avere tutto quel ruolo, certo, quel potere, perché in realtà lui lavorava per conto di un pezzo della classe dirigente, non intendo in senso ampio, non solo politica, della classe dirigente, un pezzo di questo paese ha lavorato con i settori reazionari e hanno fatto sì che quegli splendidi anni 70 che adesso vengono dipinti come anni pieni di piombo, eppure c'era anche il piombo, ma gli anni 70 hanno rappresentato il tentativo di un movimento progressista di riequilibrare il potere, sono stati qualcosa di estremamente forte, hanno rappresentato una potenzialità democratica enorme, è stata completamente falcidiata, questa è stata la P2, e ancora adesso siamo qui a combattere per almeno impostare questo il senso di questo discorso. Hanno vinto in questo senso davvero, però noi siamo qui a raccontarlo naturalmente. Stefania, scusami, anzi a questo punto approfitto e chiedo a Sandra se su YouTube ci chiedono giustamente, anche se Stefania l'ha accennato, cosa ha detto Luigi Zanda nel suo articolo da suscitare le vostre ire. Ma ha fatto un gran minestrone, varie cose, l'attentato al Papa, Moro. Dicendo che dietro c'è la mano. Quello, dicendo sì che c'era una mano sovietica dell'URSS, c'era una strategia, mi pare, a Mosca, e questo era, capito? E tutto andava. Va ricondotto fino addirittura all'attentato al Papa, cioè una semplificazione assolutamente, sì, che non hanno niente a che vedere l'una con l'altra. Ma sai, quando fai un minestrone poi la gente non capisce più nulla, capisce solo che tu non vuoi parlare di Gradoli perché non vuoi parlare di Gradoli o della seduta spiritica di cui Zanda deve sapere qualche cosina, se ben ricordo, o perché non vuoi parlare del giorno in cui vi inventaste il lago della Duchessa, se ben ricordo, o perché non vuoi parlare e dici che non contava praticamente niente il gruppo di piduisti, tutti della P2, a cui Cossiga aveva affidato, diciamo, la strategia della ricerca di Moro. Non stavano così le cose, era molto importante quel gruppo di piduisti, quindi Moro era prigioniero anche di quel gruppo lì, messo su da Cossiga. Ora, a meno che dietro Cossiga non ci fosse l'URSS a questo punto, no? Chiaramente sto... possiamo inventarcela dietro a qualunque cosa, ma io vorrei tornare per esempio alle inchieste, alle indagini fatte da altre persone, tipo appunto l'Elisabetta Cesqui, oppure lo stesso questore Santillo, cioè c'erano persone che conoscevano e temevano la P2, avevano fatto tanti rapporti, Santillo ne aveva fatti diversi, li aveva mandati ai magistrati in giro, anche uno anche a Vigna, se ben ricordo,
ricordo. Insomma, sapevano che questa era una loggia pericolosa, cioè non era soltanto una loggia massonica, punto e basta, era una loggia che finanziava i terroristi neri. Bene, Marcello, senti, a te la parola. Sì, io allora, visto che stiamo parlando anche giustamente tanto anche di questa polemica con Zanda, voglio chiedere... Puoi parlare un po' più forte? Sì, scusate. Volevo chiedere al prof Francesco, il fatto che, come accennava giustamente Stefania, si tenda un po' a cercare, perché poi credo che, ecco, che probabilmente la cosa che è forse più urticante nella ricostruzione di Zanda è che sembra sempre che si voglia trovare il colpevole unico, come nei gialli di Agatha Christie, c'è l'assassino che è il maggiordomo, lo prendiamo e l'arrestiamo. Ti chiedo, perché c'è sempre questa difficoltà invece a guardare trasversalmente, a cercare di vedere magari dei collegamenti che non sono immediati dell'uno più uno, ma che magari vanno più elaborati, e si preferisce trovare appunto il maggiordomo, sono stati i russi col KGB e chiudiamo la partita? Ma io ho la sensazione che questa tendenza a spostare, diciamo, all'esterno la responsabilità e le responsabilità, cioè di non guardare gli elementi interni, nazionali, il tipo di conflittualità che l'Italia produce e ha sempre prodotto sulle questioni politiche e istituzionali, sia una tendenza antica. Anche quella di attribuire agli americani la strategia della tensione era un modo per allontanare le responsabilità. Da questo punto di vista, io credo che anche la sinistra abbia commesso degli errori. Sicuramente, rispetto al caso Moro, che è una questione internazionale, non si può escludere che vi fossero tendenze e influenze e interessi in paesi diversi. No? Si può parlare certamente di Kissinger, si può parlare certamente di Israele, ma si può parlare anche dei sovietici, che avevano un obiettivo interesse a che la linea di Enrico Berlinguer non portasse ad un successo, perché loro sapevano benissimo che i compagni polacchi, i compagni ungheresi, i compagni cecoslovacchi avrebbero chiesto ai sovietici: vogliamo anche noi la democrazia e le istituzioni e le elezioni, e questo avrebbe portato alla disintegrazione del sistema sovietico. Questo i sovietici lo sapevano benissimo, noi l'abbiamo capito dopo l'89. Per cui, d'altra parte, gli elementi, a me non sembrava che nell'articolo di Zanda ci fossero elementi nuovi, insomma, c'è un libro di Grignetti di credo 10, forse 15 anni fa, sulla vicenda di Conforto, e sono informazioni che hanno un loro. Certo, noi non sappiamo ancora distribuire in modo al grammo e al decimo di grammo il peso e le responsabilità di una vicenda così ricca e così complessa. Ma insomma, poi c'è un'altra cosa, e forse è altrettanto importante, altrettanto interessante, che la mediazione che è avvenuta successivamente, perché è vero che la P2 ha, diciamo, ha avuto un certo successo, ma non ha vinto. No, o quantomeno non ha vinto del tutto. Quindi i cattivi non sono soltanto la P2 quelli che hanno vinto? Che... No, loro erano i cattivi, diciamo, ma non hanno vinto del tutto. Insomma, santo cielo, quando 40 anni fa i magistrati di Milano, Turone e Colombo, scoprono gli elenchi, quella non è una vittoria della P2, quella è una sconfitta della P2. Ma l'equilibrio che si costruisce dopo è un equilibrio, di mediazione, dove gli ex avversari sono costretti in qualche modo a trovare delle forme di convivenza. Perché nel frattempo i rapporti di forza nella società sono cambiati. Per questo io ho apprezzato molto nel libro di
di Sandra, in fondo l'accento posto sulla figura più importante e più contraddittoria di questa vicenda, su, cioè su Andreotti, che sembra essere il, una sintesi straordinaria e forse unica di Stato e antistato. Le istituzioni da un lato e contemporaneamente questa erosione interna che non trova poi però una sintesi politica, cioè il conflitto degli anni 70 e non c'è dubbio che il punto centrale che disintegra diciamo la tradizione politica dell'antifascismo è il delitto Moro, stabilisce un tessuto contraddittorio. Da allora l'Italia non ha più trovato una classe dirigente unica in grado di rappresentarla. E quindi le tensioni continuano e si assommano finché non si troverà una nuova sintesi di altro tipo, probabilmente all'interno del quadro europeo. Ed è questa la cosa che forse dovremmo vedere di più anche dal punto di vista politico. Ciò che intendo dire è che il logoramento delle istituzioni fa sì che le case non si costruiscano più diciamo a piombo, sono tutte un po' storte perché è dissestato il terreno e questo dà luogo a un'infinità di tensioni, a un'infinità di piccole come dire anche un po' miserabili polemiche e comunque alla devastazione del terreno civile degli equilibri nazionali. Insomma, il punto più rilevante mi sembra proprio nel libro di Sandra Bonsanti è proprio qual era la ricerca di quale fosse l'equilibrio fra l'insieme di queste forze che non sono le stesse, cioè Andreotti non è Cosa Nostra. Cosa Nostra non è la P2. Non c'è dubbio però che la P2, Cosa Nostra, Andreotti, Sindona, hanno degli elementi in comune, cioè costruiscono un blocco e diciamo il che non vuol dire che poi vanno sempre d'accordo, tant'è che insomma Calvi fa la fine che fa, Sindona fa la fine che fa, cioè insomma non vorrei che si pensasse alla P2 come il comitato centrale del partito rivoluzionario, no, insomma è una cosa molto 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 complicata dove alla P2 ci si iscrive per i motivi più diversi, non solo per conquistare nuove posizioni ma anche per difendersi quando le posizioni sono perse. Nel suo insieme rappresenta però in fondo la tendenza di lungo periodo, in fondo dal 66, da quando viene costituita la nuova P2 all'81, sicuramente lì si forma una tendenza di classe dirigente, anche se non è che tutti i piduisti fra di loro si vogliono bene, insomma, ecco, voglio dire, l'esempio di Maletti e di Miceli è abbastanza chiaro da questo punto di vista, insomma, no? Tutte queste cose, ecco, noi non abbiamo una chiave di lettura che ci aiuti a comprendere che cosa è successo e questa è una debolezza, vabbè, io mi occupo di storia quindi da un punto di vista storiografico, ma è anche una debolezza politica perché non abbiamo neanche diciamo una sinistra in grado di ricomporre il quadro. C'è sempre una sinistra diciamo più radicale e una sinistra che media, senza però fondarsi su una lettura profonda di quelle che sono le tendenze in Italia. Da questo punto di vista, ecco, per tornare agli anni 70, io ho anche la sensazione che il Partito Comunista Italiano non avesse chiavi adeguate per cogliere alcune tendenze profonde, cioè
Sandra lo ricorderà, voi no, perché siete più giovani forse, ma insomma nel 71, nell'81, quando vennero fuori gli elenchi della P2, tutta la sinistra fu presa, non lo sapevamo. Questa era, e non lo sapevano davvero. Sapevano che fosse una cosa così ampia e così profonda. Questo era, no? Quell'elenco di nomi, sono i nomi di una classe dirigente, insomma, c'erano alcuni ministri, molti generali, c'era una il non aver capito questo, il non aver capito le tendenze reazionarie che si nascondevano, perché tutto avviene, diciamo, in una chiave. E questo, ecco, questo tipo di consapevolezza non l'abbiamo ancora recuperata del tutto. E rilanciare un progetto democratico senza aver capito nel fondo cosa è successo, senza aver capito nel fondo cosa ha significato anche la morte di Aldo Moro, che di fatto ha decapitato l'antifascismo, nel senso che quella era la tendenza. A mio avviso l'unico che può aver capito qualche cosa di più è Mattarella, e questo per vari motivi. Io non sono convinto. Perché non soltanto ha vissuto in casa sua una parte di questa storia, ma anche perché lui è stato molto attento durante la commissione, è stato un pezzo importante della commissione, questa parte ma magari spesso si dimentica, ma della commissione parlamentare dell'Anselmi. E lui è stato un appoggio importantissimo per Latina, avere lui, quindi lui molte cose le sa e molte le ha intuite sicuramente. Molte le cose... persone che possono, ecco, perché non ce ne sono molte, uno sicuramente Zanda, che ha solamente interesse a minimizzare tutta la questione P2 e Cossiga e Compagnia Bella, ma Mattarella sa molto, ha intuito molto. Mattarella sa molto anche perché... io lo ricordo quando ero consulente della commissione stragi negli anni, negli anni 90. Era una persona molto silenziosa, ma attentissima e capace di cogliere le dinamiche profonde. Naturalmente nella P2 è stata la stessa persona, oltre ad aver vissuto, diciamo, biograficamente da palermitano alcune dinamiche e alcuni sviluppi che sicuramente lui ha sicuramente memoria, e si vede anche che conserva una memoria e una consapevolezza precisa. Non a caso e poi è il più determinato in direzione direzione dell'Europa, con scelte che sono anche scelte comunque di grandissimo interesse a mio avviso. Ecco, io prima ho avuto l'ardire di tacciare il pubblico di timidezza questa sera. Esatto. E si sono scatenati. L'hanno presa sul personale. Quindi direi, prima di passare un attimo appunto a fare una selezione delle domande, alcune molto interessanti, e per questo ringraziamo tutte e tutti. Marcello, tu hai un'altra domanda da fare ai nostri ospiti? Sì, voglio chiedere. So che ne avresti tantissime. Per questo è poco, ma sicuro. Voglio andare un attimo da Stefania per chiederti, Stefania, nel libro viene, anche se ovviamente accennato, però ne viene accennato in maniera molto chiara, alla questione della, diciamo, della famosa piramide rovesciata, cioè del livello non visibile della P2. E ti chiedo, quali tracce, quali eventuali emersioni siamo riusciti a vedere e a sapere di questa piramide, e quanto ancora è veramente rovesciato sottoterra e dobbiamo ancora cercare di vedere?
Ma per me quell'immagine è una delle più potenti che esce dalla relazione di Tina Anselmi e ci dice due cose: quanto Tina Anselmi e la commissione avessero capito della P2 e quanto poi si sia lavorato per far dimenticare quello che Tina Anselmi aveva capito, perché quell'immagine della doppia piramide in base alla quale la P2 è al vertice di una piramide sopra la quale ce n'è un'altra, si toccano le punte, ma sopra vi è un altro mondo massonico che è quello che è sopra addirittura la P2. E non è solamente un'immagine evocativa che ha una sua forza importante, la commissione arriva a scriverlo dando, secondo me, una testimonianza e lasciando in eredità qualcosa di molto pesante. Arriva a scriverlo perché ci sono delle testimonianze che vengono raccolte in base alle quali alcuni nominativi degli appartenenti alla P2 hanno un trattamento ancora più riservato e finiscono negli elenchi di questo Comitato di Monte Carlo. Il Comitato di Monte Carlo, di cui poi non si è saputo granché, ma tutto parte da dichiarazioni di persone che sono interne al comitato. Quindi l'Anselmi e i suoi collaboratori capiscono che c'è qualcosa che si è mosso e ha tutelato le persone oltre la stessa P2. Il punto qual è? Che tutto è rimasto fermo. Naturalmente quelle indicazioni che Tina Anselmi aveva dato erano indicazioni che dovevano essere sviluppate, cioè da quel momento in poi bisognava davvero cominciare a fare un lavoro investigativo. Ma guardate, anche l'atto d'accusa che lei fa nella relazione nei confronti di Gelli come finanziatore dei terroristi, dei neofascisti toscani, ha una potenza enorme. E lei stessa, io lessi qualcosa, non mi ricordo dove, lo riportiamo anche nel libro, che lei dice: io non capisco come dopo che noi abbiamo scritto quelle cose, le abbiamo scritte nere su bianco, non è poi successo niente. Quindi tutto questo ci racconta di come fu costruito proprio una cintura di sicurezza attorno alla figura di Gelli, che poi viene espatriato. E noi in questi giorni, guardate, io ho scritto dei pezzi su questo, ancora si sta discutendo su come e chi ha depistato nell'84, quando lui rientra in Italia, ha depistato le inchieste che non hanno capito l'importanza del famoso documento Bologna. Cioè adesso la magistratura bolognese ha cominciato a fare tutto questo lavoro che ha portato addirittura al processo in corso, perché esiste un documento che è stato rivisto e rianalizzato, secondo il quale Gelli avrebbe finanziato la P2 attraverso i neofascisti che hanno fatto la strage di Bologna, attraverso i suoi collaboratori, Cerruti, eccetera, eccetera. Questo documento però gli era stato sequestrato già quando lui è stato arrestato a Ginevra nell'83 ed è stato di fatto occultato. E ancora adesso si sta cercando chi e come è stato possibile, perché già allora noi avremmo dovuto capire che dietro la strage di Bologna, la strage più cruenta dell'Europa del secolo scorso, drammatica, c'era qualcosa di molto più importante e significativo di due terroristi che sono stati, le cui responsabilità sono stati individuati. Quindi quella piramide è esistita, ma poi il problema è che non sono state sviluppate le indagini, quindi siamo rimasti fermi ad un'immagine che ci dice quanto Tina Anselmi avesse capito
e probabilmente quanto anche, diciamo, ha mediato rispetto a, al contesto nel quale lei si è trovata a operare, ma ha dato tutti gli strumenti che poi non sono stati raccolti né dalla magistratura, ma né dalla classe politica in generale, perché noi ancora adesso, se non abbiamo capito almeno dalla vicenda della P2 almeno una piccola lezione, e cioè che occorre una legge per impedire il segreto massonico, almeno questa piccola lezione dovremmo averla imparata, e non è ancora così, non è così. Lo dicesti già alla prima puntata di Dark Side, me lo ricordo, ricordo bene. Allora, Marcello, io direi, visto che sia il mio telefono che quello di Sandra Bonsanti stanno, penso, hanno vita breve, so che avevi una domanda da fare a Sandra, e poi passiamo velocissimamente alle domande del pubblico. Sì, voglio chiedere a Sandra un ricordo ulteriore, una testimonianza ulteriore del suo rapporto con Tina Anselmi e di Tina Anselmi. Del mio rapporto con Tina Anselmi, mi chiedi? Sì. Per me è stato molto importante, lo sai perché? Perché l'ho conosciuta prima della P2, cioè siamo state amiche molto prima, capisci? La conobbi per una situazione quasi ridicola, perché Gaetano Feltre si era messo in testa che voleva un articolo su delle battute che erano state fatte su Andreotti, che poteva innamorarsi di una sua di una ministra donna del suo governo, non c'è d'altro che lei, e quindi in quell'ambito di battute, di cose, di articoli che comunque Feltre mi chiedeva, io la conobbi e rimasi subito direi affascinata, perché non conoscevo delle donne democristiane che si vestivano così male, ma che erano poi, appena sorridevano, erano una cosa straordinaria. Però devo sempre ricordare, e lo voglio ricordare perché è giusto ricordarlo, perché lei vorrebbe che lo ricordassimo, che era una donna di partito, cioè Tina oltre un certo limite non sarebbe andata. Tina era una donna della Democrazia Cristiana migliore di quella, diciamo, della Democrazia Cristiana che ho conosciuto io, faceva parte della Democrazia Cristiana migliore, lasciatemelo dire. Dopodiché ricordiamoci che era una donna di partito, che se si trattava di far valere gli interessi del suo partito lo faceva. Lei era molto legata a Moro, per questo fino all'ultima sera, quando parlò con Moro e gli portò un messaggio dai comunisti che loro non sarebbero entrati e non avrebbero sostenuto apertamente il governo che doveva nascere il giorno dopo, e Moro le disse signorina, perché la chiamava signorina, qui non si rendono conto che siamo sull'orlo dell'abisso. E quindi Moro gli aveva lasciato quest'ultimo messaggio. Lei era molto legata a Moro, e anche come ambasciatrice di certi rapporti che poteva tenere, ecco. Ma era una donna di partito, non avrebbe mai fatto qualche cosa. Io questo l'ho detto già altre volte, voglio dire, le riusciva molto bene di essere feroce con i militari mentre li interrogava e gli faceva quasi piangere, diciamo. Era un pochino più delicata o sorniona con Andreotti, ecco, sarebbe andata tanto in là, ma questo è nulla rispetto a quello che ha scritto poi nella relazione, giustamente, come dice Stefania, se soltanto si fosse tenuto conto di quello che lei aveva scritto, le cose sarebbero andate probabilmente in un altro modo. Per quello noi abbiamo chiamato il libro Colpevoli, perché lì qualche cosa poteva essere fatto, che non è stato fatto. Ecco, allora scusa Sandra, mi inserisco a gamba tesa. Chi sono i colpevoli? Tutti quelli che avrebbero potuto fare qualcosa se fossero intervenuti e non lo hanno fatto. Qualche nome? Non abbiamo,
Noi abbiamo parlato di Andreotti, ma vogliamo dire coloro che sapevano, i ministri dell'interno, l'interni, il Viminale era una cosa messa su da questo Stato, e c'era veramente il palazzo dell'infedeltà, fatemelo definire in quel modo, perché c'era anche Santillo, ma Santillo fu non aveva nessuna autorevolezza, per esempio quando ci fu il caso Moro, mentre Umberto Federico D'Amato era il grande boss del piano superiore, cioè lui sì che aveva fatto i depistaggi, per esempio, per Piazza Fontana. Non dimentichiamo, si può tornare al 69, ma ci torniamo molto facilmente. Cioè, questo è il problema. Il vero problema è che i colpevoli potevano essere tutti i ministri degli interni, tutti i ministri, i presidenti del Consiglio, tutti quelli che facendo qualche cosa avrebbero potuto dare una svolta. Ecco. Dire, vi teniamo sotto controllo, sappiamo chi siete, non potete andare oltre, non vogliamo i morti in Italia, basta morti. Certo. Grazie, grazie Sandra, sei stata molto, molto chiara. Allora, Marcello, passiamo alle domande del pubblico, una selezione ovviamente, perché come al solito sono veramente tante, sempre molto interessanti, anzi diciamo ai nostri ospiti, in particolare Stefania e Francesco, se hanno voglia poi di andarsi a leggere qualche domanda particolarmente interessante, possono chiaramente rispondere, siete padronissimi di farlo, perché chiaramente non possiamo dare spazio a tutti quanti. Marcello, a te l'onore della prima. Sì, allora parto dalla domanda che ha fatto tra l'altro il nostro amico che è Pietro Annicelli, e allora provo a sintetizzarla perché è un po' lunga. In sostanza lui dice chiede agli ospiti se concordano sulla visione che vede la loggia P2 sovrintendere la prima fase eversiva italiana, quella fino alla morte di Moro, per poi essere sostituita da altri poteri negli anni Ottanta che preparano la fase successiva. Parola a Francesco. Sì, Francesco. No, è una domanda intelligente e complessa. Io prima dicevo che bisognerebbe escludere la lettura della P2 come il comitato centrale del partito rivoluzionario o del partito reazionario che si voglia, insomma, ma è un insieme di tendenze, un insieme di gruppi. Dopo la P2 noi non abbiamo notizia di qualcosa di altrettanto solido. È anche vero però che come dire, il conflitto continua sotto forme diverse, insomma, non quello che continua soprattutto, a mio parere, è quella che costituisce anche veramente la grande rottura che avviene negli anni 70, è che la Prima Repubblica era riuscita a tenere il crimine organizzato all'interno di limiti regionali. Viceversa, dopo gli anni 70, e qui effettivamente i rapporti fra la P2 e il crimine organizzato, i rapporti fra Andreotti, per il quale Andreotti è stato prescritto, non assolto, con il crimine organizzato, sono decisivi, sono importanti, perché riguardano proprio gli anni 70. Il crimine organizzato è diventata una forza nazionale, non tanto la mafia, che effettivamente ha subito dei colpi durissimi e una crisi, ma soprattutto la mafia, intendo dire Cosa Nostra, insomma, che parte dell'economia del paese sia nelle mani di cosche di origine calabrese, questa è una cosa che le inchieste mostrano. E anche tutta la crescita della massoneria meridionale indica spostamenti di classi dirigenti in situazioni di potere che riescono a governare situazioni economiche e governare situazioni politiche.
Una volta era il mafioso che andava dal politico a chiedergli la possibilità di avere degli spazi e, come dire, in qualche modo li contrattava. Adesso sono gli stessi poteri criminali che eleggono parte della classe politica, e questo modifica in modo sostanziale gli equilibri. Io non so se ci sia un nuovo centro di potere, mi sembra di no, ma insomma questo naturalmente non si può escludere. È che però, come dire, la ricerca di questo è particolarmente difficile, direi anche particolarmente lenta. Cioè siamo indietro come consapevolezza civile rispetto allo sviluppo di questi fenomeni, e quando questi fenomeni si sviluppano e governano le situazioni reali, condizionano anche la nostra esistenza. Da questo punto di vista ho l'impressione che la risposta sia ancora più debole di quella che dette le sinistre negli anni 70, eccezione fatta forse per la strategia della tensione, perché lì in fondo nel giro di un paio d'anni si capì subito come funzionava. Ma la strategia della tensione fu soltanto il primo aspetto, siamo ai primi degli anni 70, poi si passa subito a strumenti più raffinati, e non c'è dubbio che il passaggio dalla strategia della tensione alla P2 rappresenta una continuità e uno sviluppo di grande potenza politica e intellettuale. La strategia della tensione non avrebbe mai potuto vincere, sì, avrebbe potuto fare altre decine e centinaia di morti, ma insomma era uno strumento rudimentale, anche perché poi nel 72, nel 73 si capì che alcune stragi erano state fatte sotto falsa bandiera, e quel gioco quindi non funzionò più. Insomma, naturalmente vennero in soccorso il terrorismo rosso ad aiutare questo elemento che è andato in crisi della strategia della tensione. Abbiamo avuto anche una strategia della tensione in qualche modo di sinistra, credo che si possa dire insomma serenamente, insomma, a partire dal delitto Calabresi. Per passare poi alle Brigate Rosse e ad altro. Io credo che bisognerebbe sempre guardare come si muovono poteri reali, come si muovono non la borghesia, le borghesie diffuse, e bisognerebbe vedere meglio cosa è successo nel Mezzogiorno. Bisogna dire di più questa emigrazione dei poteri criminali nel nord, insomma. Il disastro stesso forse della sanità lombarda nell'ultima pandemia mostra questo tipo di problematica. Però, ecco, la domanda era più limitata, mi sto allargando troppo. No, molto, molto interessante comunque sia la domanda quanto la risposta. Allora, invece, una domanda a Sandra e Stefania, che sicuramente vi è stata fatta milioni di volte, ma non possiamo non farla. In particolare l'hanno chiesta, hanno fatto questa domanda Laura Moretti e Massimo Lugar. Gli elenchi della P2 trovati, a vostro avviso, sono completi o mancavano dei nomi importanti? Sandra. Io. Beh, per noi fu molto importante dire che quelli erano gli elenchi della P2, perché se no altrimenti avremmo anche reso meno importanti quegli elenchi, che invece erano importantissimi. Mi pare assolutamente probabile che Gelli o altri avessero altri elenchi, e che Gelli forse alcuni nomi non li aveva messi, però lì ci sono dei nomi anche molto importanti, quindi io ho sempre pensato che quelli fossero gli elenchi della P2 di Licio Gelli. Ci ho creduto molto, anche perché ho dovuto ribadirlo varie volte. Dopodiché è possibile benissimo che ci fosse la loggia di Monte Carlo, dove c'erano
altri nomi, era P2, o forse no, forse su questo Stefania è più ferrata di me. Poi ci saranno stati altri nomi di altri amici di Gelli in Uruguay e in altri posti vari, però per me resta quella lista lì, è abbastanza importante da partire, che ci consente di partire da quella. E dopodiché, appunto, possiamo pensare che non siano del tutto, ma quella è vera, è reale e è stata trovata, se Dio vuole, da Turone allora, e Colombo, che hanno faticato parecchio a non far sapere. Allora Sandra, ti faccio anche una domanda aggiuntiva che ci pone Luca Mainoldi, che chiede se a vostro avviso la scoperta degli elenchi della P2 fu casuale o in qualche modo pilotata. No, c'era un'inchiesta, c'erano due magistrati che erano sulla pista di capire che cosa. Dopodiché, sai, io ero con Pertini nel viaggio in quel momento lì, quando furono trovate, ero con Pertini nel viaggio che stava facendo in America Latina e in Colombia, in Uruguay, insomma, fu un viaggio molto importante, un viaggio di Stato, e lui non aveva idea, cioè noi non riuscivamo a capire, si capiva che c'era molto casino, diciamo, a Roma, ma in Italia, ma non sapevamo, non avevamo, e Pertini non riusciva ad avere informazioni perché non ce le davano. Quando Turone e Colombo si resero conto che Pertini non c'era, furono un po' indispettiti, ma forse è l'unico errore che hanno fatto, che dovevano controllare che lui fosse veramente lì, perché gliel'avrebbero portato subito. Invece lui era dall'altra parte del mondo e non riusciva a sapere che cosa avessero trovato in Italia. Si diceva gli elenchi di degli esportatori di soldi in Svizzera, amici di Sindona, cose così, ma insomma non avevamo assolutamente idea. Ecco. Io credo allora, che posso aggiungere una cosa per rispondere sempre, certo, a Luca Mainoldi. Che naturalmente le modalità con cui le liste sono state scoperte sono note, e Colombo e Turone non hanno fatto che raccontarcele e ripetercele in questi anni. Però quello che voglio dire è che alla scoperta della P2 probabilmente gli stessi ambienti piduisti hanno tirato un sospiro di sollievo, perché a questo punto è sempre più poi comprensibile la storia. Cioè Gelli nel dicembre dell'80 fa qualcosa che fino ad allora non aveva mai fatto, cioè rilascia un'intervista e esce dall'oscurità e comincia a interagire, e si comprende in quella famosa colloquio, perché non è un'intervista, con Costanzo, che lui ha un progetto, e lui e evidentemente altri che sono intorno a lui ha un progetto, e parla di come ridefinire l'architettura istituzionale, e si capisce che c'è qualcosa che probabilmente potremmo aspettarci se poi non fosse accaduto quello che è accaduto. Io quello che penso è che probabilmente gli stessi ambienti pituisti avevano capito che lui era responsabile, esaurito la sua funzione storica. Anche perché probabilmente si sapeva che aveva fatto il massacro di Bologna, e siccome non era come ci spiega Biscione, non era ammissibile, non era compresa nel panorama, una strage non c'entrava più, basta, si erano fermate le stragi a Brescia. Ma il fatto che invece questo settore abbia voluto
tirare la corda fino a quel punto ha determinato un nuovo equilibrio, quindi non c'è voluto molto subito dopo la scoperta dell'EP2 a riprendere in mano il potere interno, perché io ripeto, tutti gli uomini della P2 l'hanno passata liscia. Cioè, in magistratura ci sono stati due casi eccezionali di espulsioni, ma altrimenti lì avremmo dovuto fare una espulsione come quella mancata dei fascisti dopo la fine della guerra. E in qualche modo, se pensiamo a come gli anni Ottanta hanno ridefinito il rapporto, come dire, capitale-lavoro, per esprimere in termini diretti e chiari, e questo fa capire come in realtà quelle spinte reazionarie abbiano avuto la loro parte. Il punto è che in Italia, giustamente ce lo ricordava Francesco, i poteri occulti sono variegati. Pensiamo all'importanza che assumerà negli anni Ottanta la nuova mafia dei Corleonesi, con la dose, diciamo, enorme di affari che ripartiscono all'interno di pezzi di borghesia italiana. Quindi parlare di scoperta pilotata non ne abbiamo veramente nessun motivo. Però io penso che Gelli era ormai troppo anche per quegli stessi ambienti, e quindi in qualche modo quegli stessi ambienti poi si sono riorganizzati in forme che ancora non conosciamo bene, ma sicuramente si sono riorganizzati, perché i poteri occulti hanno continuato ad espletare i loro poteri nei decenni successivi. Certo, proprio in questi giorni si parla di questa automatica loggia Ungheria, quindi insomma non è che stiamo parlando di cose proprio passate. Allora, Marcello, un'ultima domanda. Sì, allora l'ultima domanda la traggo da una mail che ci è arrivata, perché ricordiamo che i nostri ascoltatori possono anche nei giorni precedenti scriverci e farci delle domande. Riguarda, e la giro a Sandra Bonsanti, riguarda un tema che anche a me sta particolarmente a cuore e mi interessa molto, e cioè ti chiede il nostro ascoltatore quale è stata questa confidenza che ti è stata fatta da Craxi a proposito dei comitati attivi durante il caso Moro, e di questo essere permeati questi comitati dalla P2. Il discorso di Craxi partiva dal fatto che i socialisti avevano tenuto una linea assolutamente diversa da quella della no alla trattativa. Loro puntavano alla trattativa, a inserirsi in modi più o meno chiari, ma comunque lui diceva: noi non potevamo nulla, non potevamo cambiare quella storia, perché lì tutto il gruppo che aveva messo su Cossiga era un gruppo di piduisti, e so che anche Gelli partecipò agli incontri. Quindi fu una cosa molto, molto importante che mi disse Craxi, che aveva come me un interesse. Stranamente, io lavoravo a Repubblica, che era un giornale molto, molto anti-Craxi, diciamo. Però avevamo questa curiosità. Craxi poi lo aveva conosciuto, Gelli ci aveva parlato, e quando dovette poi fare i conti, che cosa è successo? Lui non poteva non pesare il fatto che i socialisti cercavano una linea della trattativa, ma Moro era nelle mani della P2, di Cossiga, e quindi c'aveva loro e di Gelli, che addirittura partecipava agli incontri. Quindi lui si riteneva assolutamente indebolito, e in questo senso me lo disse. Fu molto importante quella cosa che mi ha detto, perché mi ha fatto capire parecchie cose.
Bene, allora Marcello, se tu sei d'accordo, io direi che possiamo considerarci davvero soddisfatti da questa puntata, che l'abbiamo portata a casa nonostante i problemi tecnici che ci perseguitano in questa stagione. Devo dire che mai come in questa stagione abbiamo avuto difficoltà. Sono io che l'ho creata. Tu sei sei stata fin troppo brava e coraggiosa, e non solo per la diretta di questa sera. E allora, Marcello, come al solito diciamo ai nostri ospiti di aspettarci nel backstage, esatto, perché non ci salutiamo insomma poi, esatto, internosta. Sandra, io ti richiamo appena usciamo fuori dal dalla diretta. Grazie Sandra, grazie. Resta connessa. Grazie Stefania, grazie. Vabbè. Marcello, grazie a tutti. Non toccare nulla, ti richiamo. Ciao Sandra. Sì, ma io lì. Vabbè. È andata. Vabbè. Sarà anche molto allora, manca, probabilmente. Stefania, Francesco, grazie davvero molte. Siete stati ospiti, ovviamente non avevo dubbi, eccezionali. Con te, Stefania, ormai siamo rodati, esatto, quindi esatto, speriamo di riaverti presto con un altro libro. Se hai qualcosa in lavorazione, non ce lo dire adesso, ce lo dirai quando sarà il momento. Francesco, tu era la prima volta, speriamo che non sia l'ultima, anche tu sarai sicuramente nostro gradito ospite in altre occasioni, anche a te, e come a Stefania dico, aspettateci un attimo, noi salutiamo, esatto, il nostro pubblico e torniamo nel backstage, esatto, perché abbiamo un altro paio d'ore di Dark Side dietro le quinte, quindi preparatevi, esatto, fatevi un caffè e aspettateci. Esatto. Buona serata. Arrivederci. Grazie. Grazie. Allora, Marcello, bene, ci siamo, e esatto, insomma è stata veramente veramente una bella puntata. Eravamo online anche sulla pagina di Chiare Lettere, quindi esatto, ringraziamo nuovamente Tommaso Gobbi per la sua grande disponibilità. Allora, prima di lasciarci, questa stagione non abbiamo mai annunciato le puntate, esatto, però a questo punto la prossima puntata di Dark Side, sì, terza stagione, la possiamo annunciare perché insomma ma è praticamente dopodomani, esatto, questa settimana doppia puntata presenteremo in anteprima nazionale, nel senso che, esatto, il libro esce proprio quella mattina e noi, esatto, lo presentiamo per primi, G8, storia di un disastro annunciato, la testimonianza di un uomo della Digos, esatto, autore Gianluca Prestigiacomo, che è stato operatore della Digos per 35 anni, che al G8 di Genova, nel quale ricorrono i 20 anni proprio tra poco, a luglio, in quei giorni lui era lì e sappiamo che parlare di Digos e di G8 può generare un cortocircuito nella mente di molti dei nostri ascoltatori e molte delle nostre ascoltatrici, ma vi assicuro personalmente, ho curato personalmente l'editing di questo libro, che è una testimonianza davvero davvero forte e inaspettata. Okay. Quindi vi invitiamo a seguirci, o come sempre sui nostri canali Facebook e YouTube, sempre sulla pagina di Chiare Lettere, e come sempre alle 21 con noi ci sarà la giornalista Viviana Monreale, che ovviamente ringraziamo e che ringrazieremo poi dal vivo. A questo punto io, visto che sono stato lasciato solo dal nostro grande vecchio, cerco di, esatto, chiudere con la sigla senza fare danni. Il quindi giovane Marcello, vecchio abbiamo Marcello, io ti saluto, tanto ci sentiremo, sì, esatto, nel backstage, quindi buonanotte a tutti e buonanotte, perfetto, a tutte. Buonanotte. A presto.